parliamo, perché non possiamo affrontare il fenomeno bullismo in maniera superficiale dicendo ma state attenti, possiamo far male all'altro. Abbiamo bisogno di approfondire, di far capire le radici del fenomeno. E lei l'ha fatto in maniera egregia, descrivendo il fenomeno di aggregazione che lega questi ragazzi. La mia domanda è un'altra, però, e poi chiamo vicino a me, sì, ti ho voluto qui. La mia domanda è un'altra. Parliamo di gruppo, ma parliamo sempre di gruppo di genitori. Però, secondo me, stiamo dimenticando anche l'individualità dei genitori, perché noi ci facciamo trasportare da quello che è un sentire comune, perché abbiamo paura che nostro figlio diventi isolato nel momento in cui io prendo una decisione familiare che non è conforme al comportamento comune. Allora, intanto iniziamo a ragionare come genitori. Io ho una figlia grande e devo dire che ho preso anche decisioni per mia figlia impopolari, ma dedicandoci un'infinità di tempo nello spiegare, nel dire perché quella decisione non andava presa, perché quel comportamento non mi era piaciuto e quindi veniva punita, al di là del fatto che altri genitori non condividevano. Quindi intanto dobbiamo dire noi che cosa vogliamo fare dei nostri figli, cioè gli vogliamo dare quell'autonomia, quella capacità di essere persone individuali, autonome, pensanti, perché noi ragioniamo in termini di gruppo, ma iniziamo a ragionare come mio figlio, io lo educo, gli spiego le ragioni del mio comportamento, ci dedico tempo. Perché altrimenti sì, diciamo, ci andiamo tutti in piazza, andiamo a proteggere i nostri figli, va benissimo. Mi sta benissimo, ma non mi sta bene il fatto che comunque deve essere Una cosa collegiale, certo. decisione collegiale. Io voglio essere madre, io voglio dare i miei input a mia figlia, voglio dirle perché ritengo che una cosa vada bene in un senso e non vada bene in un altro. Io lo voglio fare perché altrimenti io non sono un genitore, sono un personaggio di un gruppo, posso diventare anche leader di quel gruppo, ma non sono genitore. Quindi,